Salve a tutti, io sono Giorgio Taverniti, il fondatore del Network GT. Colgo l'occasione di questo bug storico avvenuto a Google oggi per fare questo video dedicato a un argomento molto importante, che sono gli accessi che vengono dai motori di ricerca in occasione di eventi straordinari come questo, appunto. Ho avuto esperienza in merito già parecchie volte. Una volta mi è successo in particolare quando c'è stato il boom degli accessi per il nostro network, quando c'è stata la notizia che praticamente tutti i redditi degli italiani erano online, quindi le persone sono messe a ricercare. Questa volta è successo un bug molto importante, storico, su Google. Io l'ho visto su google.it, ma era presente su tutto il network di Google. Praticamente, cosa è successo? Che cercando qualsiasi query, tutti i siti venivano indicati come potenzialmente pericolosi. Questo sito potrebbe arrecare danni al tuo computer. Qualsiasi ricerca. Quindi tutte le persone sono messe, anche Google stesso, ad esempio. Poi qui vediamo Google e Google ha segnato come pericoloso. Tutte le persone, sono tantissime, si sono messe a cercare su Google queste chiavi e tutte le chiavi relative a queste. Vediamo la sezione posizionamento dei motori di ricerca, ha avuto 1184 visitatori contemporanei. Quella che ne ha avuto di più è stata Google World GT 1820, dedicata al mondo Google, però non al mondo del posizionamento dei motori di ricerca, ma solo a tutti i prodotti di Google. Poi quella dedicata, è stato curioso anche quella dedicata alla sicurezza informatica, 767 visitatori. Non abbiamo raggiunto questi numeri quando ci sono stati pubblicati i redditi online, siamo rimasti su numeri più bassi. C'erano quasi 200 utenti loggati e 6.000 contemporaneamente. Il server GT è andato giù per circa 10 minuti e siamo poi ritornati l'ho dovuto stoppare, appunto. Qui vediamo il dato di Google World GT, 1820 accessi e qui 1184. Quando succedono questi fatti straordinari, l'importante è riuscire a capire esattamente dove sta arrivando il traffico. Ovviamente il massimo sarebbe quello di avere strumenti live per l'individuazione del traffico e sapere dove arrivano gli accessi. Purtroppo io mi affido a Google Analytics, che non è proprio live, però si possono ottenere dati a differenza di qualche ora. Infatti, cliccando sul menu per quanto riguarda la data odierna, basta selezionare su Google Analytics la data odierna e lui vi mostra le statistiche che ha raccolto fino ad oggi. Questo è stato sufficiente per riuscire a individuare le sezioni del forum GT che avevano più traffico, più accessi e capire dove arrivavano. Perché questo? Questo per capire se si sta facendo bene o meno. Perché nel momento in cui c'è una news e la si vuole coprire, bisogna vedere se si sta indirizzando l'utente nella giusta direzione. Quando c'è stata la campagna dei redditi online, mi sono accorto subito che le chiavi d'accesso che stavo utilizzando erano poche rispetto a quelle che la gente stava cercando. Quindi sono entrato di nuovo nella discussione, l'ho modificato, ho aggiunto tanti tag, tanti tag quante le chiavi più interessanti venivano cercate, e ho avuto un picco di traffico. Questa volta ho fatto una cosa meno interessante ma molto utile. Ho cercato le discussioni, sono andato a trovarle perché c'erano anche quelle vecchie, ed ho inserito un annuncio su una discussione vecchia del 2007, di luglio 2007, ho inserito l'annuncio
Attenzione, c'è un bug in corso, leggete qui e bla bla bla. Poi sono andata nella discussione e l'ho aggiornata questa funzione e ho messo la news. Così ho fatto su tutte le discussioni del forum GT che stavano che diciamo c'è traffico, però sono discussioni vecchie, quasi tutte ho fatto in questa maniera. Quindi le ho aggiornate e ho mandato gli utenti ovviamente alle pagine aggiornate. Si può usare questo strumento di Google, di Google Analytics, che vi fa vedere appunto il traffico per quanto riguarda i vostri contenuti, dove vi sta arrivando. Oppure un'altra funzione interessante è questa, quella delle chiavi. Andare a scoprire quali sono le chiavi che vi portano più traffico. Questo sito potrebbe arrecare danni al tuo computer, questo sito potrebbe arrecare danni al tuo computer. Notate la differenza col punto e senza punto la chiave, perché proprio facevano copia e incolla dalla discussione. Si può capire che ci sono anche altri tipi di avvisi. Questa è una chiave, avviso: se visiti questo sito il tuo computer potrebbe subire danni. Poi questo sito potrebbe recare danni, è stato ricopiato. Queste sono alcune chiavi. Ora posso specificare la parola da Google Analytics, gli dico mostrami solo le chiavi che contengono la parola danni, per vedere quali sono state le chiavi più cercate. Questo è importante, ovviamente con strumenti live si è in grado di modificare subito, immediatamente, l'andamento di questo traffico, mentre con strumenti che vanno un po' in differita è più difficile. Vi assicuro che però con i redditi online, nonostante Google Analytics mi fornisse dati in differita, comunque poi alla fine sono riuscito ad influire sul traffico che arrivava dai motori di ricerca. In questo caso non sono andato a spingere più di tanto sulla correzione delle discussioni, né su spingere su questa chiave, in quanto già stavo ricevendo parecchio traffico e già ero abbastanza posizionato. Poi ovviamente sono stato scavalcato dalle ultime news e via dicendo. Ho fatto, poi c'è anche la discussione dedicata nel forum, e ho fatto degli screenshot sulle statistiche. Domani proverò a fare un confronto tra il traffico che è arrivato quando ci sono stati i redditi online e il traffico che è arrivato questa volta. Purtroppo oggi è domenica e, come sappiamo, per la maggior parte della tipologia dei siti, sabato e domenica si ha un crollo del traffico sui siti internet, e quindi forse non riusciamo, non superiamo il record di accessi del network di GiorgioTavia.it. Però domani vi darò tutte le informazioni, facendo questo confronto tra quello che è stato, diciamo, quelli sono stati il traffico di oggi, confrontandolo con il traffico relativo ai redditi online. Un'ultima informazione: questo bug, che non è un virus come alcuni giornali e agenzie di stampa hanno battuto, ma sicuramente sarà più che altro un errore, credo che sia stato un errore di programmazione, un errore umano. Questo ha influito anche sul Google Webmaster Tools, e gli utenti infatti stanno segnalando, ma come anche sul Google Webmaster Tools mi viene segnalata questa cosa. Molto probabilmente verrà subito aggiornato anche il Google Webmaster Tools. Bene, vi do un appuntamento a domani.